sono alla stazione dei treni di Chongqing, stazione nord, destinazione Lanzhou, ma non oggi perché abbiamo perso il treno. Kobe, are we going to Lanzhou today? Kobe is gonna kill me. She was pinching me like this. So we are not traveling today. Ci riproviamo domani. Siamo alla stazione nord di Chongqing e oggi riproviamo ad andare a Lanzhou. We try again. Good luck. C'è un caldo mostruoso. C'è caldissimo. So hot today. I don't know, hopefully we can wear this. I'm dying. She's okay. Siamo all'ingresso della stazione e ci è richiesto di scansionare il codice sanitario per dimostrare che non siamo stati a contatto con persone contagiate. Quindi abbiamo diversi tipi di passaporti sanitari, ma sono tutti centralizzati. You go first. I go first. So we need the long walk to the 60. Yeah. Yesterday we did just running and it was not enough time yesterday. Yeah, exactly. So even in 5 minutes we walked like athletes but still long train. Yeah, it's yeah. Very long. See? Okay, now we just walk today if we have time. Finally. Quindi ieri abbiamo percorso questa parte della stazione correndo, ma ci è voluto veramente tanto tempo perché la stazione è grandissima e i gate sono proprio tanti. Qui siamo ancora al 22-23, dobbiamo arrivare al 6. Ah sì, si dice Bubi che c'è un lato A, che non è questo signore, ma ecco, lato A, e lato B. In realtà entrambi vanno allo stesso treno, ma siccome ci sono tantissimi passeggeri, come potete vedere, questo sistema serve per smaltire le file. Ecco, questa è una fila per imbarco che funziona più o meno come il gate di un aeroporto. Quindi c'è il gate, c'è l'ingresso con il tornello automatico e a un orario specifico viene permesso ai passeggeri di scansionare il loro biglietto e andare al binario. Come vedete qui la vita è ripresa normalmente. Oggi è il 1° maggio, auguri a tutti intanto,
Ci sono parecchi giorni di vacanze in Cina e quindi molti stanno approfittando per partire. Della stazione Soko Chaudia. C'è un macello di gente, ma ci sono anche le coscette di anatra o di pollo, non lo so, uova, roba piccante, persone, bambù, persone, zampe di gallina in busta, noodles ovviamente di tutti i tipi, tofu da passeggio, piccante e altri snack di carne. Qui è la parte burrosa. Questa signora che proprio ci tiene a entrare nel video. Bubi. Noi prendiamo solo acqua. Did you find something? Questi sono distributori d'acqua, soprattutto d'acqua calda, sono indispensabili per riempire i termos in cui solitamente i cinesi tengono il tè e che portano dietro come una borraccia, oppure per fare uno spuntino con i noodles preconfezionati a cui basta semplicemente aggiungere un po' d'acqua. Come ad esempio sta preparando questo ragazzo o queste persone. Questo è il nostro gate, ma in questo momento stanno imbarcando i passeggeri per un altro treno, quindi abbiamo il tempo di una pausa bagno e poi entriamo.